Ciao a tutti, nuovo allenamento. Questo allenamento oggi useremo l'elastico per le braccia, ok? Però lo faremo sempre sui trampolino, ok? Il primo blocco dei nostri esercizi erano dedicato al lavoro aerobico, ok? Il lavoro brucia grassi. Adesso andremo avanti a lavorare a tonificare, scolpire, migliorare il tono muscolare, che non solo per migliorare l'aspetto fisico, ma ci aumenta anche il nostro metabolismo. Ok, ritornando sempre su come utilizzare l'elastico, mi raccomando, ricordate che l'elastico ha un effetto fionda, ok? Ha una tendenza di proprio farti scattare al ritorno dell'inizio del movimento. Così noi dobbiamo lavorare sempre in modo, equidistribuito delle forze, ok? Sia all'andata che al ritorno dobbiamo sempre utilizzare la stessa forza, ok? Tiro e torno e tiro e torno. Se l'elastico è troppo morbido lo devi accorciare, se l'elastico è troppo duro lo devi allungare, ok? Così piano piano trovate la vostra giusta lunghezza con il vostro elastico, ok? Così possiamo lavorare insieme. Allora, adesso concentriamo sulle spalle. Allora, molte persone quando stanno lavorando le spalle hanno la tendenza di innalzarli, ok? Noi le teniamo a spalle basse, ok? L'elastico non si alza troppo, e allargo e accorcio, e allargo e accorcio. Non è necessario fare movimenti enormi, ok? Semplicemente allargo e torno, e allargo e torno. L'altra cosa bella di lavorare sul trampolino, comunque il trampolino ci sta dando questo pompaggio linfatico, comunque sta attivando le gambe, comunque ci sta lavorando il doppio di quella che faremo a terra. Così possiamo avere abbinare, no? Utile a dilettevole. Ancora, continuiamo ancora. 4, ancora 3, ancora 2, and relax, ok, rilassi le spalle, piccolo salto, ancora 4, giri le mani, ok, i palmi sono rivolti verso alto, gomiti rimangono proprio fissi sulla cassa toracica, apro e chiudo, molte donne hanno problemi con le spalle, ok, perché abbiamo quella pessissima tendenza quando siamo a macchina di girare e prenderci la borsa, ok? Così, per proteggere le spalle dobbiamo anche fare un po' di educazione sulle cuffie rotatorie. Così, piano. E ricordate, la cosa non è di fare tanto, ma di fare tutti i giorni. La costanza è quella che ci premia sempre, ancora. Continuiamo, grandi sorrisi, state lavorando bene. Ricordate, se diventa troppo duro lo allunghi, ok? Se è troppo facile, accorcio l'elastico. Per questo mi piace l'elastico, perché la possiamo portare sempre con noi, pesa poco, funziona tanto, ok? Ancora, ed è molto regolabile, che okay? Anziché dire dai, portiamo con 4 kg, ognuno può dosare il suo allenamento. Ancora facciamo 4, ancora 3, ancora 2, ancora 1. Ok, adesso fammi vedere il dorso della mano. Prenderemo sempre la nostra elastica alla giusta lunghezza, ok? Lo vogliamo farlo srotolare sulla pancia, ok? Non portarlo in avanti, ma allargo e chiudo, allargo e chiudo. Le gambe continuano a pompare, ok? Non è un lavoro aerobico oggi, ma ripeto, uso il trampolino per aumentare l'attivazione muscolare, l'attivazione del nostro sistema linfatico microcircolatorio, e vado ad attivare semplicemente più fibre muscolari, così nello stesso lasso di tempo, dei 5 minuti, 10 minuti, quale che siano, stiamo comunque bruciando più calorie e tonificando più fibre muscolari. Ancora facciamo 4, ancora 3, ancora 2, ancora e 1, di nuovo relax. Senti come si stanno attivando le braccia, ok? Una delle mie amiche mi hanno chiesto, dice, Jill, possiamo anche fare tante braccia? Ho detto assolutamente sì, è importante. Portiamo adesso l'elastico dietro di noi. Perché è importante le braccia? Perché è la prima parte veramente che si vede sul corpo di una donna senza veli, ok? Perché abbiamo, non lo so, un vestito sbracciato, le canottiere, ok? Veramente, se hai un braccio tonico, tutto il corpo sembra più in forma, ok? Piccola illusione ottico, perché non lo dobbiamo sfruttare? Ancora così, dedicate un po' di tempo alle vostre braccia, dedicate un po' di tempo proprio a allenare anche questa parte importante, perché le donne spesso pensano gambe, glutei, gli addominali, e si dimenticano l'importanza di avere il décolleté, le braccia bene, diciamo, allenate,
e ben come tonificato, che è molto importante anche questo, ok? Cominciamo a incrociare le braccia, cominciamo a incrociare le mani. 8, 7 ancora, 6, 5, datemi un altro, 4, 3, ancora, 2 e 1, relax. Ok, cominciate a sentire queste braccia che stanno lavorando tantissimo. Portate il braccio destro giù sul fianco, portate la sinistra in avanti, trovando sempre quello giusto. Vedi che l'elastico sta sempre in tensione. Largo e chiudo. Tutto sullo stesso asse. Ok, non andiamo ancora in diagonale. Proprio lo sto allargando e tornando indietro. Ok, proprio per potenziare le spalle, le cuffie rotatorie. Ancora datemi altre. 4, ancora. 3, ancora. 2, ancora, e cambiamo braccio, bello semplice, lo fermi qua e allarghi e chiudi, allarghi, sempre sulle stesse asse, sempre sulle stesse, come se ci stesse proprio spolverando una tavola, ok, un tavolo, ancora, tiro, torno, tiro, torno ancora, 4, 3, ancora, 2, and 1, eccellente ragazzi, stiamo facendo un bel lavoro, senti queste braccia che si stanno lavorando, stanno tonificando, ok, corci bene 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 il vostro elastico, ok, proprio due pugni, ok, e tira, spingi e tira, ancora, vai, spingi e tira, spingi anche con le gambe di più, vai, 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 ancora, 3, 2, ancora 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e fai un circolo, 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 come se stessi pedalando con le mani, circolo, 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 ancora, 8, 7, 6, 5, ancora, 4, 3, 2, and relax, eccellente, adesso andiamo, uno dei miei preferiti di tutti i tempi, ok? Portiamo l'elastico dietro la testa, lo freno dietro il gluteo, ok? Sta sotto il gluteo, lo sto frenando e vado ad estendere, ok? Sempre in... cioè devi essere sempre con l'elastico in tensione, ok? Non permettere mai l'elastico di recuperare o smollare, perché se smollo vuol dire che non c'è resistenza, ok? 2 and 1, rimani su, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ripetiamo un'altra volta, andiamo, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimani su, spingi, 8, 7, 6, questo è proprio per le famose vele, no? Muscolo dell'applauso, ok? Ancora, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultima volta, rimaniamo qua, 8, 7, 6, 5, occhio, 4, non smollare, non smollare, non mollare, guarda, piano piano, lascia sotto, che questo è molto importante perché dobbiamo sempre pensare alle nostre spalle, proteggere le spalle, proteggere le articolazioni, ok? E cominci ad andare su, vai, 8, 7, ricordi sempre che c'è tensione, bloccala indietro il gluteo, bloccala indietro il gluteo, rimani seduto, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimani su, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ancora un 8, vai in su, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimani su, ultimo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax, portale giù, portale di nuovo, indietro la schiena, sotto le ascelle, ok, come sta andando? Senti queste braccia che stanno lavorando oggi, sono contenta? Perché è importante, ricordate, ogni giorno dobbiamo fare qualcosa per il corpo, ok? C'è il giorno che può essere più forte, magari fai anche 40 minuti, un'ora. C'è il giorno meno forte e fai soltanto 10 minuti, ma ogni giorno visita il tuo corpo, ok? Perché quando prendi in visita il tuo corpo, lui ti risponde sempre. 4. E diventa una sorta di parco giochi, ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, ok, chiudiamo i gomiti, vai, su, 2, 3, 4, ancora, 5, 6, 7, dammi un altro 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 and relax. Come sta andando? Ah? Ok, di nuovo affermiamo. L'elastico giù, alzo il gomito adesso, porto il busto in avanti e stendo in diagonale e chiudo, però guarda l'elastico, non si rilassa mai. E 8, 7, stendi, stendi tutto il braccio, 4, 3, 2, ancora, 8, 7, 6, 5, ancora, 4, 3, dammi un altro 2, 8, ce la facciamo, 8, 7, 6, 5, 4, prema con quelle gambe, non dimenticare le gambe che si muovono, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax, altro braccio, come sta andando? La fermo qua, trovate la giusta, giusta tensione, ok? Giusto, vedi, sta sempre in tensione, ci siamo, gomito alto, estendo, stendo, 4, 8, siamo pronti, facciamo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, corre 2, 8, continui qua, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Eccellente ragazzi, un ottimo allenamento insieme, se te le senti ripetilo, ok? Torna all'inizio, ripeto questi esercizi, ok? Sarà sempre in linea con la schema di allenamento che vi dà, che vi do, ok? E la cosa importante è questo, che ogni giorno fate qualcosa per voi, dobbiamo innescare una voglia di cambiare stile di vita, ok? Non è un semplice allenamento, ma questo è un modus vivendi che da oggi in poi spero che diventi per te una nuova stile di vita, ok? Ti aspetto al prossimo allenamento, ti mando un grandissimo bacio. Ricorda sempre che sei già perfetta, ok? Non c'è mai una fine a questo cambiamento di stile di vita, non c'è una meta raggiungibile, ma un percorso, un viaggio. E tu sei già perfetto, semplicemente stiamo migliorando già quello che Dio ti ha dato e così sono super contenta di essere la vostra personal trainer in questo viaggio e spero che diventeremo atleti, colleghi atleti per il resto della vita. Un bacio dalla Gil, ti aspetto al prossimo allenamento.